appunto tantissimo dell'invito. Purtroppo è un po' complicato oggi perché si sovrappongono tante cose. Quindi volevo appunto fare un saluto veloce, ritengo che i temi trattati oggi, che sono portati avanti da Marco e da tutti voi, siano assolutamente fondamentali, perché già lo era prima dell'entrata, diciamo, della pandemia che è scoppiata, quindi tutto il tema della sostenibilità, adesso ancora di più, soprattutto in vista, quindi tutto il tema della rigenerazione urbana, perché è fondamentale appunto riuscire a trasformare le nostre città, ancora di più adesso con questa grandissima occasione, grandissimo capitale che arriverà tramite il Recovery Fund, è fondamentale riuscire a mettere in piedi una serie di progetti ben definiti e ben dettagliati, che però abbiano almeno un 30% di elementi di sostenibilità e di economia green. Questo 30% oltretutto deve essere in qualche modo certificato, quindi è importantissimo fare in modo, attraverso degli strumenti di misura, garantire che gli interventi che vengano messi in campo abbiano appunto queste caratteristiche. Quindi esistono già tanti sistemi appunto di certificazione, però è importante che questi vengano ben recepiti. Faccio un mea culpa soprattutto a mondo delle imprese. È importante che anche noi siamo in grado, noi facciamo un ottimo lavoro, abbiamo un know-how incredibile, ma spesso lo teniamo molto all'interno delle nostre aziende e non siamo in grado di comunicarlo, non abbiamo una struttura manageriale tale che ci permetta appunto di dimostrare nella pratica che quello che facciamo è un lavoro di altissima qualità. Dobbiamo farlo noi internamente nelle nostre aziende per riuscire a interloquire con tutti i fondi che stanno arrivando, mettendo tante risorse sul territorio. Dobbiamo farlo ancora di più oggi con la possibilità del Recovery Fund, per fare in modo che appunto si riescano effettivamente a spendere le risorse che sono a disposizione. Noi in bilancio stiamo lavorando tanto, soprattutto voi come GBC, penso che il lavoro da fare sia tanto, i tempi sono brevi, ma fatto insieme si possa cercare di raggiungere il risultato. Io ringrazio tantissimo, purtroppo appunto devo salutarvi e spero che siano presto altre occasioni. Grazie mille. Arrivederci. Bene, grazie a te allora. Ti ringrazio tantissimo. Mi sembra che adesso entra Alessio, un piccolo aggiornamento. Marco Mari, che doveva coordinare, in questo momento c'è un'altra linea, ma entrerà dopo. Marco Mari è il coordinatore di Regional City e doveva coordinare un po' tutta la questione. Adesso entra Alessio gli fa una lettura. Bene, allora buongiorno a tutti. Vedo che comunque questa atmosfera frizzante di imprevisti probabilmente può essere di buon auspicio sul divenire degli eventi che potranno susseguirsi. Allora, io sono qui per, come dire, in qualche modo per portare i saluti di INARC, che è uno dei promotori, degli organizzatori di questo evento, che sta cercando, in collaborazione appunto col Green Building Council Italia, di far sì che questo cambiamento, questo utilizzo delle risorse, cerchi di essere più organico e più coerente possibile, con meno dispersioni possibili. Quindi l'idea è di cercare di far sedere allo stesso tavolo tutti gli stakeholder, tutti i portatori di interesse che hanno esperienza e lavorano di fatto in questo ambito, per cercare di dare una mano in qualche modo, dare un proprio contributo nel cercare di utilizzare al meglio tutte queste risorse, queste forze che si potranno mettere in campo. E si parte inevitabilmente in questo senso dalla città, dal futuro della città e da come si possono rigenerare le città. Finora le risposte che sono state date dai tecnici sono state più legate a delle visioni che risolvono il problema della città spostando gli abitanti fuori dalla città. Si è sentito parlare molto di una nuova visione bucolica dell'abitare e via dicendo, ma forse non è proprio questo il centro della discussione, quanto
un po' capire chi poi deve inevitabilmente restare in città e non può avere altre, non ha neanche altre possibilità, come possa ritrovare una propria dimensione in termini di salute e di benessere all'interno delle nostre città. Chiaramente, per parlare di questo, non possiamo che sottrarci da quello che sta succedendo in Europa. Il Green Deal europeo cerca di portare esattamente questo aspetto di fronte e come tema principale, riuscire ad arrivare al 2050 con emissioni uguali a zero. Per arrivare a questa cosa dobbiamo inevitabilmente capire come poter usare questo recovery fund, questi soldi che sono stati messi a disposizione, che sono una grandissima quantità di risorse, il cui 37% dovrà in qualche modo andare nella direzione del Green Deal, quindi andare nella direzione di città più sostenibili da tutti i punti di vista, quindi dal punto di vista ambientale come punto fondamentale, ma riuscire a creare una dimensione anche di sostenibilità sociale, che inevitabilmente vanno di pari passo. Quindi come i protagonisti di queste città, che di fatto sono i grandi malati, no, in questo momento, perché di fatto non funzionavano neanche prima, e come poter andare a trovare delle soluzioni per risolvere al meglio, affrontare al meglio, con delle soluzioni che siano finalmente più sperimentali, più innovative, che vadano in questa direzione, sia nei processi che nei sistemi costruttivi, a tutte le scale in cui si interviene nelle nostre città. Quindi, come usare questa cosa? È molto interessante vedere come appunto l'Europa stia facendo delle dichiarazioni. Anche l'ultima dichiarazione della von der Leyen nell'ultimo discorso fatto in commissione è molto chiara nel definire obiettivi e nel stabilire come inevitabilmente, per poter affrontare questa rivoluzione, bisognerà fare anche una rivoluzione culturale. Addirittura ha parlato di nuovo Bauhaus europeo. E noi di INARC riteniamo che questo sia fondamentale come punto di partenza. Quindi una rivoluzione legata alla sostenibilità, ad una concreta sostenibilità, un'attenzione a come possa crearsi questa sostenibilità in modo tangibile, in modo evidente e fruibile dagli abitanti della città, attraverso una rivoluzione culturale che dia in qualche modo forma alla appunto a questo New Deal, a questa rivoluzione che deve avvenire oggi. Ecco, questi sono i punti che a noi ci interesserebbe toccare e capire, e questo dovrebbe essere un po' un punto di partenza per riuscire poi ad avere, mantenendo una continuità per sviluppare questi temi, e rivederci magari in altre occasioni, in altri convegni che già stiamo organizzando con Pietro Paolo, per poter appunto essere una voce concreta che possa dare una mano anche, perché no, alla direzione che prenderà il nostro governo. Io mi fermo qui e passo la parola a chi, che a questo punto non so più chi è in scaletta, magari Pietro Paolo. Sì, allora, mi sembra che qui si sta delineando una cosa ben precisa. Abbiamo la testa, diciamo, in Europa, cioè dobbiamo avere una visione europea, però dobbiamo avere anche, e qui ci può aiutare anche Giordana Ferri, una solida base di sperimentazione che dobbiamo mettere a frutto per presentarci in Europa con tutte le credenziali per richiedere i fondi nel recovery fund. Se Giordana... Sono qua. Ok, perfetto. Io ho una presentazione in realtà, perché appunto un po' sulla base dello stimolo che mi avete dato, un po' riflettuto su quello che cioè potrebbero essere gli elementi da tenere in considerazione nell'immaginare una sorta di protocollo di misurazione di quella che può essere la performance
che devono avere certi interventi, nel mio caso di housing, perché è questo di cui mi occupo, per cui nello specifico dell'housing sociale e anche considerando il contesto nel quale ci stiamo muovendo in questo periodo. Quindi io farei la condivisione dello schermo, se mi consentite. Ok. Vedete le mie slide? Sì. Ok. Allora, andrò un po' veloce perché sono okay, un po', quindi ho fatto un po' un ragionamento, no? Allora, appunto, l'evoluzione dei modi di abitare, lavorare, incontrarsi e fruire dei servizi può positivamente incidere sulla trasformazione della città, no? Stiamo sentendo anche, appunto, Battistella lo diceva un po', tantissimi discorsi, cosa succederà, non ci saranno più gli uffici, allora la città muore, eccetera, ma ovviamente c'è anche invece un aspetto interessante e progettuale, come diceva anche Regina De Albertis, sul quale bisogna lavorare abbastanza, cioè con un certo impegno. Queste modalità stanno già trovando risposta nella città, nel senso che noi non partiamo da una città che queste possibilità non le sta offrendo, no? Cioè ci sono organismi urbani multifunzionali che noi in una nostra mostra avevamo chiamato New Urban Body, che sono in grado di rispondere in modo flessibile e adattivo all'esigenza di plasmare i propri spazi abitativi e di lavoro, no? Quindi esistono già degli spazi così, cioè c'è già l'indicazione, no? Cioè di una modalità come di vivere la città trasversale in qualche modo. Allora, come? Qui io prendo, ovviamente, faccio riferimento a quella che è la nostra esperienza, quindi io ho messo in grassetto quello che secondo, cioè che rispetto a quello che noi facciamo di solito, secondo me è importante in un ambito di una programmazione più ampia. Allora, sicuramente immaginare il progetto di housing come un progetto urbano, no? Abbiamo appunto, qualcuno l'ha citato anche già prima di noi, di me, cioè tutto il discorso della città 15 minuti, quindi che non vuol dire appunto trasferirsi fuori dalla città, non vuol dire creare dei villaggi nella città, ma vuol dire rendere vive delle parti di città che in passato, data la concentrazione nel centro di tutta una serie di attività, hanno rischiato in molte parti di diventare degli spazi esclusivamente residenziali. Questo lo stiamo vedendo, no? Nel senso che, per esempio, sono usciti dei dati che quest'estate, durante luglio-agosto, ha sofferto molto di più il centro che la periferia rispetto alle attività commerciali, servizi, eccetera. Sicuramente questo elemento va potenziato, quindi bisogna immaginare come dei nuclei, no? Di servizi e di commercio che possono aiutare, quindi non solo la residenza, ma un piccolo progetto urbano. Sicuramente la gestione sociale è integrata degli immobili, perché comunque c'è anche l'idea di costruire delle comunità resilienti e quindi comunità che siano in grado di affrontare dei cambiamenti sia sociali che ambientali. Quindi l'abbiamo visto, no? Ci siamo trovati in questa situazione di dover improvvisamente cambiare il nostro modo di vivere gli spazi, e allora forse da questo possiamo imparare, e sicuramente la possibilità che le comunità, noi abbiamo visto nei nostri interventi, siano già impostate come delle comunità resilienti, sicuramente facilita tutta una serie di attività che durante il Covid, per esempio, si sono sviluppate spontaneamente, cioè di aiuto reciproco, di organizzazione, eccetera. Un'offerta tipologica diversa, più ricca, che non sia costituita solo dalla residenza come la intendiamo, perché appunto qui stiamo vedendo una grossa trasformazione, cioè che il lavoro soprattutto sarà un driver importante, no? Nella trasformazione dei nostri quartieri, quindi bisogna pensare, cioè, anche a come degli spazi di prossimità possono trasformarsi in spazi lavorativi, quindi come in satelliti di spazi, diciamo, più ampi e rappresentativi, quindi anche questo è tutto da immaginare. Poi stiamo dicendo delle cose che poi dobbiamo verificare, come al solito
facciamo dei ragionamenti, no? Però sicuramente ci sono dei punti che sappiamo già che saranno critici, no? Perché, come abbiamo detto più volte, lavorare in casa è comodo, però se hai una famiglia con dei bambini, se hai degli spazi piccoli, questo non è facile. Pensare di fare delle case più grandi, anche questo è abbastanza difficile dal punto di vista economico. Forse bisogna pensare a una flessibilità o avere degli spazi nel quartiere che possono essere utilizzati per fare tutta una serie di attività. E poi, va bene, ovviamente ci sono le attività di accompagnamento di tutto quello che non è residenziale, che sono fondamentali, perché sennò le piccole attività e gli esercizi commerciali muoiono e quindi ci ritroviamo nella stessa situazione di prima. E quindi questi per noi sono un po' gli elementi, no, che possono comporre un potenziale, una potenziale griglia anche di valutazione, no, del progetto, di attenzione, no, rispetto ai progetti da presentare. Vabbè, qua vado veloce, ovviamente per progetto urbano si intende la possibilità anche di immaginare gli spazi semi privati e semi pubblici, e per questo si intende appunto anche per esempio dei piccoli co-working di prossimità o anche spazi legati allo studio, per esempio, no? Quindi capire un po', cioè, com'è l'evoluzione di questo e non fermarsi appunto all'alloggio e allo spazio pubblico, ma immaginare, cioè, una gerarchia di spazi che arricchisca l'offerta per le persone che abitano la città. Vabbè, qui ci sono delle immagini per farvi vedere, questi sono dei nostri interventi dove appunto abbiamo tentato nel nostro piccolo di realizzare questo. Anche qua ovviamente i nuclei, e forse anche questa attenzione va messa, cioè i nuclei di commercio, di servizi devono essere pensati perché diventino, diciamo, dei punti focali, perché sennò poi, come vediamo, fanno fatica a sopravvivere, quindi c'è una massa critica che comunque va presa in considerazione nella valutazione di progetti di rigenerazione o di generazione di parti nuove della città. Ci sono degli elementi di permeabilità e di attraversamento anche con come dei percorsi sicuri che fanno sì, perché poi tutto questo in realtà si collega a la possibilità di un impatto ambientale ridotto, no? Per cui cioè, se noi abbiamo tutta una serie di servizi che sono a walking distance e che ci consentono appunto di ridurre, no, l'impatto ambientale degli spostamenti, per esempio, così come se abbiamo dei percorsi sicuri e presidiati, anche questo ci dà la possibilità di usare gli spazi, di usare i mezzi pubblici anche in ore magari che cioè, vengono ritenute un po' più pericolose. Vabbè, questo è uno schema che noi usiamo per capire, cioè, come tutte queste attività un po' smembrate possono essere realizzate in diverse parti dell'edificio e degli spazi esterni all'edificio. Poi, vabbè, c'è un tema di cui tutti parlano, che è l'ottimizzazione e la flessibilità degli spazi, quindi capire anche nel tempo, cioè, gli spazi come vengono usati, no? Cioè, perché noi pensiamo sempre alla casa che ha sempre la stessa struttura, però c'è, cioè, sicuramente un giovane ha bisogno di più spazi, cioè qua, vabbè, c'era un po' il rapporto tra gli spazi, la suddivisione degli spazi interni alla casa, no? E quindi come, diciamo, nelle diverse momenti della vita, sicuramente la casa è più importante averla molto aperta o molto chiusa, questo dipende molto appunto da come viene usata la casa, quindi una, diciamo, un focus importante. L'altro focus, che però non c'entra con la possibilità di prendere, di individuare dei parametri che sono anche di sostenibilità, in questo caso c'è, cioè, appunto la sostenibilità, come vedete, cioè non è legata ai materiali di costruzione o agli impianti, ma è proprio all'uso dello spazio, no? E a come questo ha una ricaduta poi sulla sostenibilità e come sull'economia. Un altro elemento importante, e che forse abbiamo imparato in questo periodo, è di valorizzare molto di più gli spazi della casa, cioè forse bisognerebbe tornare un po' indietro e iniziare ad aiutare le persone
a capire meglio quali sono gli spazi da abitare, perché sicuramente tutti ci siamo resi conto in questa fase di avere delle parti della casa assolutamente inutili, cioè che magari abbiamo pensato, cioè, e che forse ci piaceva avere, per esempio anche a noi che siamo dei tecnici, quindi degli esperti in qualche modo dello spazio abitativo. Provate a pensare a tutto il resto delle persone, no? Che non hanno questa consapevolezza di come, cioè, lo spazio della casa sia prezioso, no? Rispetto alle funzioni che vi vengono svolte, al di là diciamo, degli spazi di rappresentanza o degli spazi consueti che magari uno tende a riproporre, ma che poi non servono effettivamente. Quindi qua in realtà ci vorrebbe tutto un ambito più educativo in qualche modo, no? Cioè forse l'architetto dovrebbe anche recuperare questa funzione, no? Cioè di far capire come usare gli spazi, no? E quali sono gli spazi effettivamente importanti all'interno della casa. Qui ci sono alcuni esempi appunto delle diverse tipologie abitative che si possono inserire, quindi questi sono dei nostri progetti, per cui un co-housing per anziani, un foyer dove abitano dei giovani, insomma diverse possibilità, tra cui ne porto una che è la casa bottega, che è in un nostro intervento, che ovviamente, come potete immaginare, è stata molto, cioè noi l'abbiamo messa per ravvivare il piano terra, e quindi perché erano comunque delle abitazioni che al piano terra potevano dare quel presidio di cui parlavo prima, ma in realtà si sono poi rivelate, e questa è una di quelle, molto molto importanti durante questo periodo, diciamo, di un po' estremo, no? Quindi questa è per esempio una tipologia che è molto utile, perché sempre di più le persone lavorano in casa e quindi c'è una promiscuità tra la casa e il lavoro, e l'idea appunto di avere, cioè, quasi un lotto gotico, come c'era una volta con la bottega, per cui dove si ha una parte pubblica e una parte privata della casa, in qualche modo anche questo torna all'interno forse dei criteri e anche delle potenzialità che possono avere gli spazi abitativi. Io concludo dicendo che appunto rispetto alla possibilità di individuare dei parametri, come ci avete chiesto voi nella presentazione di questo scambio, di questo confronto, sicuramente valutare che ci siano dei programmi per la costruzione di comunità resilienti, quindi che possano gestire insieme dall'energia ma anche gli spazi, la presenza di servizi e luoghi di aggregazione a distanza pedonale, spazi flessibili nell'edificio e la molteplicità dell'offerta tipologica. Questo è un po' quello che, cioè, sul quale noi stiamo riflettendo e che ci sembra che potrebbero essere degli elementi importanti, perché, cioè, vanno a dare valore al progetto urbano più che al progetto abitativo in senso tradizionale. Ti ringrazio, Giordana. Mi sembra che qui si pone il problema della complessità della città come elemento fondamentale che va recuperato. Adesso vorrei far entrare, se possibile, a fine di punto, che è l'amministratore delegato di Euromilano. Non so se ci sente, se aveva dei problemi a entrare. Poi, a questo punto io farei intervenire Gabriele Raggi, dello staff dell'assessorato all'urbanistica del Comune di Roma, che vorrei sottolineare nell'ultima linea guida del piano di zona ci sono elementi molto interessanti che vanno proprio in direzione di quello che stava dicendo l'architetto Ferri. Gabriella, ci senti? Gabriella, ci senti? Se puoi aprire il microfono. Okay, mi sentite? Perfetto. Okay. Grazie Gabriella di esserci. Vi ho sentito male, disturbato. Paolo, vuoi che intervengo io con, diciamo,
lato Comune di Roma, perché mi sono persa le battute. Ok, sì, perfetto. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, grazie dall'alto dell'invito. Ora, il tema della questione abitativa è una questione, a nostro parere, credo che sia condivisa da tutti, una questione fondamentale. Ed è una questione che però direi che a livello, come dire, nazionale, da anni o da tempo sia ridotta ad una questione di nicchia, cioè come se non fosse uno dei problemi probabilmente più emergenti e che debbano essere risolutivi rispetto naturalmente ad una sostenibilità del paese, quindi in termini, come dire, sociali. Ora, noi, come dire, stiamo, come dire, lavorando, come dire, da tempo con una grossa attenzione al tema della questione abitativa, che a Roma ha una dimensione probabilmente, no probabilmente, una dimensione molto significativa e probabilmente, diciamo, da questo punto di vista con un fenomeno difficilmente paragonabile con altre realtà, se non altro in termini numerici, con altre realtà italiane. Io vi ricordo soltanto una cosa per capire come, l'unico sciopero per la casa avvenne nel 1969 ed era legato ad un fenomeno, come dire, estremamente rilevante, da un lato, diciamo, sulla industrializzazione, quindi sull'immigrazione tutta italiana, come dire, a Milano e a Torino, dall'altro, per quanto riguarda, come dire, Roma, su un fenomeno che è sempre stato costante di una immigrazione interna legata principalmente al comparto edilizio, quindi con un fenomeno estremamente ampio di abusivismo, legato a suo tempo anche a una profonda crisi economica. Io credo che oggi noi ci ritroviamo esattamente nelle stesse condizioni, con dei parametri di partenza totalmente diversi. Noi siamo partiti analizzando il fabbisogno abitativo, che rispetto, diciamo, anche alle politiche pregresse che immaginavano, come dire, un'espansione della città, oggi noi ci ritroviamo invece ad avere una contrazione, diciamo, della popolazione e un aumento del disagio abitativo che è aumentato nell'arco di 10 anni di circa, arrivato al 195%. Con un tema che va, come dire, immediatamente affrontato e che secondo me va fatto in maniera strutturale, dove per disagio abitativo non stiamo più riferendoci, e quindi poi mi ricollego anche, come dire, all'intervento dell'architetto Ferri di Housing Sociale, non è più riferito soltanto, diciamo, alle fasce di palese povertà e quelle che possiamo attribuire quindi all'edilizia economica pubblica, come dire, popolare, ma, come dire, che interessa altri due tipi di categorie, anzi tre. Come dire, uno, come dire, la cosiddetta fascia grigia, che in questo momento per N motivi, per l'intervento di una crisi economica, per questioni anche legate quindi ad una precarietà di lavoro in cui la casa non rappresenta più il bene rifugio dove passare la vita dall'ingresso nel mondo del lavoro alla fine, ma proprio la precarietà, come dire, non dà nessuna certezza se si lavora oggi a Roma e fra 2 anni a Milano oppure a Dublino. E quindi le giovani coppie, il numero degli sfratti che proprio a causa, diciamo, della crisi è aumentato enormemente, è una questione che non è stata mai affrontata perché oggettivamente è difficile da affrontare, che riguarda il numero delle occupazioni, quindi che riguarda, quindi, anche tutti quei soggetti che per N motivi, sia per una immigrazione che oggi non ha più i confini nazionali, ma evidentemente, come dire, riporta, come dire, in una rete mondiale questioni di crisi che derivano, diciamo, dal sud del mondo o dalla parte, come dire,
principalmente come dire, dell'Africa orientale, e che quindi come dire, pongono oggi una questione in cui è una stima, cito adesso come dire, a memoria, il tema del disagio riguarda circa 200.000 famiglie, o 200.000 nuclei con 200.000 persone, come dire, articolate. Allora è evidente come dire, che in più, e questo diventa come dire, un'altra questione come dire, di visione, io non sono affatto convinta e né favorevole al fatto che il Covid o comunque come dire una emergenza che ci dovrà trasformare inevitabilmente tutta una serie di questioni, compreso anche gli strumenti di programmazione, quindi è per il futuro. Oggi noi siamo in un momento di piena transizione e di grossa difficoltà a capire anche come programmare. In una città, la nostra, che negli anni, quindi come dire, a partire forse come dire, dagli anni 90, ha effettuato, perdonatemi la battuta, il distanziamento sociale, invece come dire, del distanziamento sanitario, come più propriamente chiamerei le obbligatorie misure a cui oggi dobbiamo attenerci. Ovvero, come dire, si è espulso, anche attraverso la formazione dei piani di zona, dei cosiddetti piani di zona, quindi diciamo di quei programmi destinati a sostenere e a incentivare l'edilizia agevolata, verso le aree più esterne della città, su un territorio molto ampio e quindi come dire, generando diverse questioni, generando quindi un'ulteriore difficoltà e facilità, perché come dire invece la città deve essere facile e deve essere quindi non dico a 15 minuti ma come dire, consentire a tutti di entrare in rete con il lavoro e con tutte le attività e i servizi necessari. E poi come dire ha in qualche modo continuato, e in questo è anche qui un problema di politica nazionale, come dire, l'unica come dire, estinguendosi le risorse statali, continuando come dire, a privilegiare una fascia che è quella dell'edilizia come dire, agevolata e convenzionata, prevalentemente in proprietà, e che quindi di fatto oggi non corrisponde più ai bisogni. Quindi dai bisogni noi abbiamo individuato ed è una programmazione fondamentalmente come dire, legata su tre principi. Innanzitutto, come dire, partiamo diciamo, dalla riqualificazione del patrimonio pubblico, che sia poi ATER o comunale, che oggi si ritrova come dire, obsoleto dal punto di vista energetico, dal punto di vista tipologico, perché se parliamo di edilizia pubblica, affrontiamo subito questo tema, oggi proprio per la non intercambiabilità come dire, dell'alloggio e quindi nel principio che purtroppo è condiviso ed è ad oggi ancora asseverato che l'edilizia pubblica come dire, sia il luogo dove dall'inizio alla fine della vita l'utente debba rimanere, mentre invece in un principio come dire, di progressione dovrebbe essere come dire, un punto di passaggio più o meno lungo come dire, sostenuto da ovviamente anche altre politiche per un miglioramento della qualità di vita e quindi anche della condizione sociale e reddituale. Nuclei, quindi tipologie oggi che, vuol dire, che sono anche di 120 metri quadri, dove il nucleo originario probabilmente di 30-40 anni fa si è naturalmente estinto. Quindi un tema di rifunzionalizzazione sotto il profilo energetico, di frazionamento, ove possibile, di tipologie, accompagnato, quindi mi riferisco all'edilizia pubblica più all'interno della città e quindi anche meglio servita dalle infrastrutture, dal trasporto pubblico, dalla metro, da un processo di densificazione e quindi diciamo di completamento, di creare un nuovo parco alloggi pubblici che consentano, mi è sparito tutto. Spento il microfono.
Gabriella? Gabriella, devi... E che consentano quindi anche, come dire, una migliore riallocazione rispetto, come dire, alle funzioni e alle necessità dell'alloggio, rispetto anche alla necessità di inserire, e concordo pienamente con Giordana Ferri, una tipologia di servizi di vicinato, di servizi quindi che stanno in una fascia intermedia tra il servizio pubblico e i servizi che siano più a utilizzo della comunità locale, quindi anche dell'immobile. Quindi questo è un primo punto. Il secondo punto è quello, quindi, e quindi diciamo rientra nel concetto di avvicinare quindi le fasce, chiamiamole così, di disagio, più in difficoltà, che non hanno accesso al mercato libero, alle parti più centrali della città, o alle parti comunque nella fascia, quindi è semicentrale, più servite, più ricche di servizi, più pronte anche a, diciamo, generare, e anche che hanno un sistema anche di servizi e di attività che siano culturali, sociali, come dire, in modo da rendere, come dire, la città più facile e ridurre il distanziamento. Eliminare, quindi, come dire, adesso non vi voglio tediare, come dire, su quella che è la geografia, diciamo, dell'edilizia, chiamiamola così, sociale nel nostro territorio, ma programmare e fare una grande operazione di ripianificazione, fondamentalmente eliminando quei piani di zona che proprio l'altro non sono mai partiti, che sono nella fascia addirittura più esterna e che tra l'altro, come dire, generano per un principio poi di sostituzione dell'esproprio dei valori di acquisto o quando c'è di locazione che sono pari se non superiori in alcuni casi anche fino al 50% dell'edilizia libera circostante. Rimodulare e quindi, come dire, completare invece, come dire, le strutture di pianificazione vigenti dei piani di zona, come dire, intermedi, quelli che chiamiamo del secondo PEP, che non sono oggi ancora, come dire, completati, rilocalizzando, diciamo, i soggetti oggi attivi e cercando di riportare, come dire, il principio del sostegno, come dire, all'abitare e dell'edilizia sociale a quelli che sono, come dire, i principi fondamentali, riportare l'istituto della cooperativa al suo vero principio, come dire, che è di collettore dei bisogni e degli utenti e non all'impresa, come purtroppo si è modificata nell'arco forse degli ultimi 20 anni. Implementare il più possibile, per il principio che avevo detto prima, il diritto all'affitto, ad un affitto che vada, come dire, dall'affitto ERP, chiamiamolo così, di edilizia residenziale pubblica, ad una delle forme di locazioni che noi stiamo sostenendo molto anche in termini di housing sociale, avendo approvato anche da poco uno schema di convenzione di housing sociale, che quindi, come dire, sia destinato anche a soggetti privati, istituzionali, come dire, che in qualche modo abbiano gli strumenti per generare comunità e quindi, come dire, per affrontare, come dire, questo tema del disagio che è particolarmente forte. Per ultimo, ma ça va sans dire, come si dice, questo programma molto ambizioso, come dire, di rigenerazione del corpo città, quindi è mirato ovviamente a due questioni che sono sempre delle parole d'ordine ma che vanno poi realizzate: eliminare il consumo di suolo, quindi riportare, come dire, a parchi, verde servizi, aree che invece erano destinate all'edificazione ancorché in quest'ambito, e generare una sostenibilità, come dire, sociale, energetica, e su questo quindi, come dire, abbiamo, come dire, su un programma, come dire, abbastanza ampio, come dire, proposto come Roma Capitale nel programma Recovery Fund una imponente manovra che dovrebbe affrontare
tutti questi temi, a partire quindi dalla rigenerazione del patrimonio, a partire dalla densificazione delle aree più strutturate e destinate come extra standard a edilizia, destinabili come extra standard ad edilizia sociale, completamento, come dire, dei piani di zona attraverso, come dire, non soltanto la parte edificatoria, ma, come dire, l'implementazione, come dire, di centri civici, centri di prossimità, luoghi, tutti da capire anche sotto il profilo programmatorio come nel futuro la città dovrà programmarsi, intendo, non più che oltre che organizzarsi, e liberare aree e che invece, come dire, sono l'esemplificazione appunto di un distanziamento sociale, liberare aree e ridestinarle a un uso collettivo, proprio perché appunto la città sia di nuovo di tutti. Questo è un po', come dire, sinteticamente uno delle priorità principali del nostro assessorato e dell'amministrazione e di questa amministrazione. Grazie. Gabriella, allora, ovviamente i problemi di Roma sono enormi. Questo tavolo è un tavolo di lavoro che vorrebbe fare un cortocircuito fra le iniziative che sono anche qui presenti con, anche con il dottor Di Punto, che come dire, ci può portare l'esperienza di Euro Milano, che in qualche maniera prova a dare delle risposte su tutta una serie di punti che tu hai posto. Però voglio dire anche una cosa, mi piacerebbe capire come queste esperienze, come quella di Euro Milano, ma anche della Fondazione Autism Sociale, possono intrecciarsi e fare un travaso di esperienze. Cioè, questo tavolo dovrebbe arrivare a una sintesi che, se possibile, fare arrivare anche i tavoli del Comitato Interministeriale Affari Esteri, cioè dove stanzieranno i fondi. E bisognerebbe capire come questi fondi potrebbero essere indirizzati proprio alla risoluzione delle enormi problematiche di una città come Roma, che nel prossimo futuro credo che potrebbe essere il modello, un modello di sperimentazione, dove si può fare una sperimentazione proprio perché ha delle potenziali enormi. Perciò abbiamo delle iniziative private come la Fondazione Sociali che hanno portato grosse sperimentazioni, ma potrebbero essere di stimolo verso nuovi processi per affrontare i grossi problemi della città come Roma. E perciò un'interlocuzione fra un cortocircuito tra le esperienze private e diciamo, chi sta all'interno della pianificazione di una situazione abbastanza complessa. Adesso io darei la parola al dottor Di Punto per Euro Milano. Mi sente il dottore? Sì, buongiorno. Perfetto, mi sentite? Ci siamo riusciti, è sempre un'ansia con questi webinar, che è una cosa incredibile, sempre all'ultimo minuto. Allora, il discorso un po' si è sentito, è quello di fare dei cortocircuiti, vedere di riuscire a portare sul tavolo del governo che questi finanziamenti vadano a una città pubblica, una città sostenibile, ma una città che crea degli spazi e delle opportunità. Voi a Euro Milano avete fatto un'ottima, una grande esperienza che ha poi avuto il merito di adoperare la rendicontazione a GBC Italia, perciò GBC Italia, perciò ha un qualcosa che ci può raccontare rispetto a quello che dovrebbero essere i criteri per cui dovrebbero essere dati fondi, cioè, con dei criteri sostenibilità e anche sostenibilità sociale. Se ci può raccontare questa esperienza anche della rendicontazione dopo, grazie.
Sì, allora, buongiorno a tutti e scusate se dirò delle cose che probabilmente, come dire, non sono, o magari sono state dette da altri e non mi posso collegare anche ad eventuali altri interventi di altre persone perché non li ho seguiti e quindi questa è la premessa. Tendenzialmente, come dire, è importante dal mio punto di vista portare quella che è la visione di uno sviluppatore immobiliare, che è uno sviluppatore che ha come fine, diciamo, il profitto, perché Euro Milano è una società per azioni e che si occupa della rigenerazione di grandi aree urbane. Il percorso di rigenerazione di grandi aree urbane, come dire, parte, secondo il mio punto di vista, da una grande collaborazione e partenariato tra pubblico e privato, che è, a mio avviso, lo snodo centrale intorno al quale dobbiamo ingaggiare questa sfida portata anche dalle possibili implicazioni che il Recovery Fund potrà mettere a disposizione. E ancora di più la sfida del nostro paese deve essere, a mio avviso, orientata a questo percorso, perché, come dire, l'elemento che rende facile, o comunque ha reso più facile, che la città di Milano, la città dove particolarmente Euro Milano ha sviluppato la propria attività e ha, come dire, permesso a questa città di proporsi in un panorama internazionale e in una rete di città internazionali, tenendo anche a riferimento quello che sta avvenendo a livello mondiale, perché uno studio dell'ONU, questo è qualcosa su cui ci si sta interrogando, dice che nel 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà intorno alle grandi città, alle metropoli, riguarda proprio qual è il futuro delle nuove città. E l'elemento che ha permesso, credo, alla città di Milano e alla regione Lombardia di poter, come dire, essere un po' il capofila dello sviluppo delle città, almeno come paese Italia, è legato al fatto che il partenariato pubblico-privato ha funzionato e soprattutto l'orizzonte della pianificazione che è stata fatta dagli enti pubblici è stata una pianificazione a medio e lungo termine, quindi non legata ai cicli elettorali, perché a seconda del, come dire, colore politico che ha governato la città di Milano, piuttosto che la provincia, piuttosto che la regione Lombardia, c'è stata una continuità nella visione della città del futuro. E questo, come dire, è perché Milano si è saputa dare una vocazione e quindi credo che in questo caso, se l'esempio di Milano può essere un esempio virtuoso da estendere al paese Italia, la necessità fondamentale che il governo dovrebbe seguire è quello di facilitare l'attribuzione di una vocazione per ogni territorio, quindi la città di Roma piuttosto che le città di Firenze, Bologna e le città del sud devono in un qualche modo darsi una vocazione che permetta da un certo punto di vista di fare in modo che gli elementi diciamo più emergenti dalle necessità sociali e dalle necessità ambientali e dalle necessità di anche rendicontazione rispetto a quelli che sono i requisiti e i dettami che vengono dati dalle risorse comunitarie e che vengono messi a disposizione, possano intercettare anche il mondo del privato, perché per poter procedere, come dire, a grandi progetti di trasformazione urbana è indispensabile che alle risorse messe a disposizione dal pubblico si affianchino delle risorse messe a disposizione dal privato. Ora, e qui parlo forse di temi un po' troppo finanziari, ma credo che sia importante per capire il punto di vista di questo mio intervento, credo che per i grandi investitori pubblici
e per i grandi investitori privati, nel caso in cui si parli di investitori istituzionali, e quindi mi riferisco a grandi fondi pensione piuttosto che a casse di previdenza, piuttosto che anche a enti di natura pubblica, mi immagino la Cassa Depositi e Prestiti, ovvero mi immagino soggetti che sono stati incaricati dal pubblico di poter intervenire su aree come le aree del demanio, le aree dismesse, come dire, da precedenti insediamenti industriali e che oggi sono a disposizione di grandi aziende corporate anche di natura pubblica, ma che riguardano gravi problemi, come dire, anche ambientali all'interno dei territori di grandi città o di grandi territori da urbanizzare, è importante capire che questi grandi investitori istituzionali possono essere interessati a diverse asset class di investimento. Quindi esistono investitori che sono interessati a degli investimenti opportunistici e che quindi vogliono realizzare dei ritorni reddituali molto importanti. Esistono degli investitori con una predisposizione al rischio medio e quindi a un rendimento medio, ma esistono anche investitori interessati a classi di rischio meno rischiose e quindi a rendimenti molto, molto meno rischiosi. E quindi anche le destinazioni dell'housing sociale piuttosto che dell'edilizia sociale potrebbero incontrare il favore del privato in termini di sottoscrizioni di investimenti che permettono di raggiungere degli obiettivi che non siano solo, come dire, di tipo privatistico e finanziario, ma che siano anche commisurabili alle esigenze del pubblico di andare a riqualificare delle aree e di risolvere problemi abitativi, problemi di integrazione, problemi di nascita di nuove comunità per poter migliorare dei problemi sociali che riguardano queste nuove comunità. Quindi cosa posso dire? Posso dire che progetti di questo genere nell'area nella quale, per esempio, in questo momento la società che pro tempore sono chiamato a guidare, come il progetto Uptown, è un progetto all'interno del quale di fatto un elemento essenziale è stato quello di individuare nella mixité di destinazioni residenziali l'elemento importante, soprattutto un elemento di ricucitura della città rispetto a un ulteriore quartiere che era, come dire, nato come estrema periferia della città e che era, come dire, abitato dalle persone che andavano a vivere questa periferia e che in qualche modo erano state accolte da interventi di edilizia popolare che in alcuni casi vengono gestiti dal pubblico, in questo caso parlo degli edifici dell'Aler di Milano, che hanno ospitato in primo momento i primi immigrati della città milanese e oggi ospitano anche persone che sono arrivate poi successivamente e che magari riguardano il tema dell'immigrazione. Ora, in questo grande progetto di sviluppo, il tema della mixité è stato fondamentale per poter fare in modo di ricostruire quel contesto urbano e quindi nella progettazione, nella pianificazione urbanistica di questo luogo, non si è cercato di andare a costruire un enclave per ricchi o un ghetto per le classi meno abbienti della popolazione, ma si è creata quella mixité di abitanti che potesse convivere un po' come è sempre avvenuto nella città dei comuni, nel paese dei comuni, come è quella italiana, all'interno del quale convivono diverse estrazioni sociali e convivono diverse classi di appartenenza. E questo progetto di sviluppo, in più, come dire, è servito per rappresentare un punto di forza, un punto di vantaggio che poco spesso noi in Italia cerchiamo di evidenziare, perché
spesso ci capita di parlare molto male del nostro paese, ma in questo caso un villaggio di housing sociale che era nato con la destinazione dell'housing sociale è stato temporaneamente prestato a ospitare le delegazioni dell'Expo 2015, perché l'area di Uptown rimane proprio prospiciente l'area dove si è svolta la manifestazione universale del 2015, ospitando 5.000 delegati delle diverse nazioni che hanno partecipato ad Expo nel periodo di Expo. Solo 4 mesi dopo, e qui Giordana Ferri, che mi ha preceduto, che si è occupata e si occupa ancora di fare il gestore sociale di questo, che è il villaggio di housing sociale più importante d'Italia, solo dopo 4 mesi dalla conclusione della manifestazione Expo 2015, i nuovi abitanti sono entrati e hanno abitato e tuttora abitano queste 700 abitazioni che sono state realizzate nell'ambito di un progetto di sviluppo che, oltre a queste 700 abitazioni con destinazione housing sociale, si aggiungono a oltre 1.500 abitazioni della edilizia convenzionata, anche qui per accogliere un livello della popolazione, diciamo, di tipo medio da un punto di vista sociale, e altre 2.500 abitazioni di edilizia libera nelle diverse componenti dell'affitto, del patto di futura vendita e della vendita vera e propria. Le abitazioni dell'housing sociale sono state realizzate con gli stessi criteri e con gli stessi presupposti con i quali vengono costruite le nuove abitazioni di edilizia convenzionata e di edilizia pubblica, e queste abitazioni sono tutte state realizzate in classe A, in un quartiere carbon free, con il teleriscaldamento di quarta generazione, con il raffrescamento, con la più grande rete geotermica mai realizzata per un progetto residenziale privato a livello, come dire, italiano. E i presupposti con i quali, come dire, è stata realizzata questa infrastruttura e le amenities che sono state apportate anche per questo tipo di abitazioni a destinazione housing sociale sono state predisposte proprio per creare quella comunità all'interno di un'area di sviluppo di 900.000 metri quadri, dove oltre alle abitazioni sono state concertate con il pubblico la realizzazione di una serie di servizi importanti, come la più grande scuola milanese pubblica degli ultimi 30 anni per fornire i servizi scolastici dei nuovi abitanti di questo quartiere e del quartiere prospiciente che era il quartiere Gallaratese, così come una riqualificazione integrale della cascina che di fatto era il presidio del territorio, l'antica cascina storica, che è diventato un community center all'interno del quale si sono insediate, attraverso un'attività di mappatura, una serie di associazioni del territorio che si occupano della gestione della terza età, e quindi l'Hauser di Milano è stato coinvolto per fornire servizi agli abitanti del territorio, per fare il CAF, per fare l'università della terza età, così come il poliambulatorio medico all'interno del quale, oltre al medico di base che è diventato il punto di riferimento della nuova cascina, è diventato il punto di riferimento del nuovo quartiere in corso di costruzione, così come tutta una serie di eventi di placemaking e di creazione della comunità sono stati avviati proprio per far sì che la comunità che prima abitava il luogo, chiamiamo così, un po' emarginato e un po' all'estremo margine della periferia, potesse invece entrare a far parte di un nuovo quartiere e quindi portare anche l'influsso positivo di questa nuova visione di città, e quindi avere un effetto benefico anche da un punto di vista del mercato immobiliare, perché precedentemente all'avvio di questo progetto su quest'area, che è un'area da circa 30.000 abitanti, le transazioni di mercato
erano 250 all'anno e il prezzo medio di mercato che di fatto veniva registrato nelle transazioni era di circa 2.100-2.200 euro al metro quadro, e in questo caso le transazioni di mercato sono diventate oltre 700 all'anno in tutto questo, come dire, distretto, e un effetto positivo della, come dire, riqualificazione di questa area che non esisteva ha portato effetti benefici anche sull'area prospiciente e vicina e confinante con questa nuova area. E in questo senso cosa possiamo dire? Che sono arrivati degli investitori che sono interessati a sottoscrivere il fondo di housing sociale e quindi permettere la realizzazione di questo grande progetto di sviluppo. Questi investitori sono investitori come la Cassa Depositi e Prestiti, che ha sottoscritto il 60% del fondo che è stato costituito, la Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che ha sottoscritto il 15%, e la mia società, che detiene il 25% del fondo, che di fatto ha permesso la possibilità di intervenire con investimenti privati su destinazioni d'uso come l'housing sociale, che sono più orientati a risolvere un problema abitativo e mettere a disposizione di una fascia della popolazione delle abitazioni decenti, di alta qualità da un punto di vista energetico ed edilizio, e che comunque trovano una collocazione proprio perché nella città si è andata a creare la possibilità di creare una nuova centralità. Il tutto parallelamente allo sviluppo del post-expo nell'area Mind, all'interno del quale delle ancore pubbliche, come l'Università degli Studi di Milano, che aprirà lì la sede delle facoltà scientifiche, lo Human Technopole, spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia, o l'Ospedale Galeazzi, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico sulle materie, come dire, legate alle scienze della vita, creeranno quel presupposto e quelle fondamenta intorno alle quali prospereranno e si insedieranno imprese che vanno dalla tipologia dell'impresa multinazionale, passando attraverso l'impresa nazionale, fino all'incubazione di imprese e start-up proprio per gestire il trasferimento tecnologico dalla ricerca, ovvero l'università, fino all'industria. E quindi di nuovo si vede come l'intervento pubblico che sostiene l'insediamento, come dire, di tipo pubblico possa a quel punto incentivare l'arrivo e l'approdo su quel territorio anche di imprese, quindi di carattere privato, che investono per realizzare le loro sedi, e soprattutto di un operatore internazionale come è quello che ha vinto la gara per la gestione con il diritto di superficie per 99 anni dello sviluppo dell'ex area Expo e quindi Mind. Quindi, come dire, il Recovery Fund e quello che dovrebbe fare il governo italiano nel supportare, come dire, l'efficacia delle risorse che potrebbero giungere e arrivare da un lavoro, come dire, finalizzato a risolvere tematiche molto, molto importanti per gli aspetti sociali, gli aspetti degli studi, gli aspetti della salute, possono, come dire, intercettare o fare in modo di generare un moltiplicatore delle risorse, attraendo risorse di tipo privatistico che, come dire, da un certo punto di vista permettano il pagamento di oneri di urbanizzazione o l'esecuzione di opere di urbanizzazione a fronte dello sviluppo di attività private con diverse destinazioni d'uso, con la giusta mixité, proprio per permettere lo sviluppo e un ritorno reddituale sulle diverse asset class di investimento degli investitori che sono interessati ai diversi profili di rischio degli investitori, ma anche di arrivare a far ripartire un paese sfruttando al massimo queste risorse e moltiplicandole in maniera esponenziale.
Quindi questo è un po' il tema dell'esperienza che io volevo rappresentarvi, e questo è un po' lo spunto di riflessione che può arrivare da un soggetto, come dire, privato, che nell'ambito di un piano di sviluppo di una parte di città molto importante, perché l'area sulla quale noi abbiamo la responsabilità dello sviluppo è un'area da 900.000 metri quadri, che per essere realizzato ha concordato con le amministrazioni pubbliche una cifra pari a circa 150 milioni di opere di urbanizzazioni e oneri di urbanizzazione, che sono andate a creare tutti quei presupposti di natura pubblica e sociale per la riqualificazione delle città. Orientativamente tutte impostate con l'obiettivo anche di essere compliant con quelli che sono i requisiti del nuovo modello al quale non possiamo sottrarci, ovvero della green economy, di quartieri che siano a emissioni zero, per combattere il surriscaldamento globale, per effettivamente portare, come dire, un contributo alla progettazione di città che avrà un impatto per i prossimi secoli e che sia, come dire, a bilancio efficiente rispetto a tutti questi temi, di tipo sostenibile non solo da un punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico. Allora, grazie, grazie tantissimo. Vedo che è entrato anche Marco Mari, che è uscito in questo momento proprio da una riunione con il sottosegretario Margiotta, il sottosegretario alle infrastrutture Margiotta, ed è qui. Allora, una piccola nota sul questo fantastico intervento complesso, delineato da una grandissima visione e da una grandissima progettualità, dove si intercettano ovviamente volontà politiche e volontà pianificatori e una visione di città. Quello che io voglio ripetere in questo tavolo di lavoro, che queste esperienze con l'amministrazione pubblica diventano lo standard, cioè diventano un modo di affrontare la complessità della città, dove per forza, per motivi economici, per motivi di opportunità, l'investitore privato trova una relazione con il pubblico che sia per il benessere comune e per un sviluppo sociale complessivo. Allora, io vorrei rivolgere un appello anche a Giordana Ferri e poi anche alla Marta Conaponi, che verrà subito dopo Marco Mari, di arrivare a una piccola dichiarazione comune, un piccolo memorandum da portare al governo. Cioè, sono questi gli interventi da premiare, anche perché poi questo non ce l'hai detto, però tutta la parte della rendicontazione è uno degli elementi fondamentali per valutare e far valutare all'Europa, la Commissione che dovrà dare in fondo all'Italia, valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi del Next Generation che punta su queste cose. Adesso darei la parola a Marco che ci dice come l'importanza della rendicontazione e come questa può essere un elemento discriminante dei fondi e come questi criteri devono essere inseriti in qualche maniera nel programma del governo. Buongiorno Marco. Buongiorno, perdonate il ritardo, ma gli impegni di oggi mi hanno richiesto un cambio repentino di programma. Peraltro si tratta di tutte buone notizie, per cui sono sempre i problemi dell'abbondanza quelli che ci fanno fare in qualche modo tardi, quindi ne chiedo scusa. Il filo conduttore che abbiamo messo in piedi con INARC e insieme a GBC chiaramente di questo evento è proprio per riflettere
su questa necessità. Io, per fare un filo conduttore che credo sia più congruente, cito l'intervento che ha fatto Fulvia Raffaelli, deputy, diciamo che è la dirigente della DG Grow, lei è la responsabile per il tema Circular Economy and Construction della DG Grow europea, e ci ha fatto l'apertura il 21 nel convegno nel quale abbiamo avuto anche il sottosegretario Morassut. Ma lei chiariva un po' i punti principali, insomma l'Europa sta mettendo insieme dei piani di sviluppo e si è collegata al tema, no? Rendendo centrale il tema della sostenibilità. E è chiaro che l'Europa chiede e chiederà, come ha sempre fatto e come è giusto che sia, rendicontazione. Però il tema di rendicontazione un po' di tempo fa era un tema legato al hai fatto quelle opere o ne hai fatte delle altre. Ora siamo arrivati in quella che si chiama impact economy, quindi il punto non è tanto se l'hai fatto e hai fatto quello, ma se hai generato l'impatto atteso. Questo perché in qualche modo gli obiettivi sul clima in qualche maniera ci devono far vedere se stiamo avvicinandoci o meno, quindi devono comprendere l'impatto generato. Su questo è palese, è riconosciuto che la filiera edilizia immobiliare siano quelle che più in assoluto portano lavoro e attività e più in assoluto impattino su tutte le matrici ambientali. Chiarito questo, quindi questa necessità di cui Attilio, con quale ci siamo sentiti anche il giorno precedente in un altro ben incontro, e chiarito questo, chiarito che in qualche maniera bisogna, in qualche modo, io direi che tanto anche per uscire un minimo dal tema che è solamente collegato in qualche maniera all'ambiente, che è comunque centrale, ma insomma, la volontà europea non è partita solo dal tema ambientale, è partita dal libro bianco che sì, parlava di ambiente, ma parlava di modello di sviluppo economico, modello europeo che si deve confrontare con altri blocchi economici a livello mondiale molto grandi. Allora la scelta iniziale è stata sostanzialmente quella di identificare la qualità come obiettivo e non il minor prezzo. E il motivo è semplice, il tema è semplice perché identificare il minor prezzo vuol dire che paesi che non hanno costi del welfare alti come i nostri possono fare un minor prezzo rispetto al nostro lucrando quanto e come gli piace di più o meglio, quindi l'unico modo per salvarsi è il tema della qualità. È chiaro che una qualità oggi che abbia un impatto deleterio sull'ambiente non è qualità intesa in senso lato, una qualità che non rispetti approcci sociali e ambientali non è una qualità, e chiaramente, ma la volontà è proprio quella, dobbiamo identificare. Allora a quel punto l'Europa ha detto, ma se dobbiamo spingere il mercato in questa direzione dobbiamo trovare delle leve, e ha pensato agli acquisti dell'amministrazione pubblica, il Green Public Procurement. E perché? E perché gli acquisti dell'amministrazione pubblica impattano sul PIL europeo di oltre il 19%, su quello italiano circa il 17%, quindi se quella parte si veicola, no? È chiaro che tutto il resto gli andrà dietro. Detto ciò, il centro quindi è palesemente un tema che mette insieme aspetti ambientali, sociali e, come diceva Di Cunto, economici. Quindi il punto è chiaro da questo punto di vista, veniva ribadito nel convegno di apertura dallo stesso Morassut con le attività che peraltro stiamo provando a fare anche assieme sul tema del nuovo collegato ambientale. Detto ciò, esiste a questo punto un altro elemento che è il tema di bene. Allora come si rendiconta? Pietro, perdonami, non so quanto e come avete ragionato di levels, no? Ecco, dopo COP21 finalmente l'edilizia ha avuto un tavolo dedicato perché si sono resi conto che era il maggiore impatto. Da questo, insomma, da questa storiella che sto raccontando è emerso un sistema di rendicontazione e reporting che è Levels. Levels è un sistema che pensa all'edificio in maniera completa su tutti i vari parametri ambientali, in maniera complessiva, come se fosse un protocollo energetico ambientale,
non lo è in realtà, perché è un sistema di rendicontazione che si collega e che viene dimostrato da processi chiari, trasparenti, legati a degli strumenti di misura. Gli strumenti di misura sono proprio i protocolli energetico-ambientali, rating system nazionali e internazionali, quindi LEED, BREEAM, WELL, protocolli GBC, piuttosto che vogliamo mettere ITAGA, Casa Clima o quant'altro, tutto ciò che misura oggettivamente, dà prima una guida per la buona progettazione, una checklist completa, una lista della spesa completa di cui tenere in conto, e poi un processo progettuale, realizzativo e di gestione, questa è una parte molto importante, degli asset che seguano determinati elementi e vadano a misurare gli impatti. Quindi i protocolli fanno questo come strumento e adesso stanno lavorando ad allinearsi a levels. È chiaro che se l'Europa mette a disposizione dei soldi, come ormai ne abbiamo la certezza, chiederà rendicontazione. Va da sé che se l'edilizia ha già sviluppato un sistema di reporting, un framework di reporting comune, verrà richiesto. Ma su questo proviamo a dire, perché giustamente io percepivo da Attilio, dice, ma la strada è quella, bisogna farla. E poi molti diranno, vabbè, insomma, fammi capire dove devo puntare, cosa devo studiare, cosa devo fare, ma lasciami in qualche modo lavorare. Ecco, allora entriamo sulle buone notizie. Le buone notizie sono, il primo, che la DG Environment EU ha dato a GBC il testing del sistema Levels in Italia. Noi l'abbiamo terminato a fine 2018. E di questo parlavamo con INARC, perché in realtà sono emersi tanti elementi interessanti di cui agli stimoli che poi vorrei anche maggiormente lanciare per pensare dei tavoli successivi, come diceva Pietro. E il punto uno è che dal test intanto il nostro paese è diventato il terzo paese per numero di edifici che lo hanno testato in Europa. Se leviamo il residenziale, lasciamo le altre tipologie di uso degli edifici, siamo il secondo. Se guardiamo probabilmente i metri quadri della quantità di building, probabilmente siamo il primo in Europa. Questo ci ha valso una lettera di encomio dalla parte della DG Ambiente, e questo è interessante perché riconosce che la community italiana ha fatto un buon lavoro, non GBC Italia, mi permetto di dire, la community, quindi come dire, la capacità della community italiana di riuscire a, e questo è una buona cosa. La seconda cosa che bisognerebbe ricordarsi è che se scendiamo di un gradino, appunto, sui protocolli energetico-ambientali, ne prendiamo uno di quelli più utilizzati al mondo, il 70% del mercato a livello mondiale, circa l'80% e passa in Italia, è fatto dai protocolli di matrice LEED, che sono i più internazionalmente utilizzati, forse perché un po' più pragmatici, un po' più collegati al fare, e vediamo che, essendo sistemi di rating, questi protocolli alla fine danno un risultato, un rating, appunto un risultato che è dato sicuramente da tutte le evidenze degli impatti, no? Delle prestazioni raggiunte, ma un risultato è anche un valore. Bene, il massimo livello di rating è il Platinum. Ebbene, l'Italia, in percentuale, gli edifici certificati a livello Platinum in relazione al numero totale degli edifici certificati è il più alto al mondo. E questa è una seconda buona notizia, perché ci dimostra che quando noi in realtà rendicontiamo in qualche modo e ci accettiamo di misurare le cose come il mondo a livello mondiale fa, piuttosto che come in qualche maniera ci esorta a fare l'Europa, siamo anche molto bravi. Come dicono gli americani, siamo outstanding. Beh, allora forse è arrivato il momento di anche lavorare un po' sull'orgoglio di questo paese, perché purtroppo siamo, secondo me, in una fase quasi sempre depressiva, siamo abituati a vedere solo quello che non va e non valorizziamo mai i messaggi positivi. Beh, sui messaggi positivi c'è molto da dire. La qualità progettuale italiana non è seconda ad altri. E questi protocolli, piuttosto che Levels, richiedono, come per ogni prodotto, ogni semplice prodotto viene progettato meglio e di più, e poi la realizzazione viene industrializzata per governare meglio le variabili e garantire le prestazioni. Ecco, la qualità progettuale al centro in realtà è importante per valorizzare le competenze che abbiamo, e abbiamo un'ottima qualità di base. Il secondo elemento, abbiamo imprese capaci. Io credo che Regina De Albertis, mi confermerai Pietro, forse è già intervenuta, immagino, o dovrà intervenire, ma
Mi auguro che potrà dirci altrettanto, le imprese in realtà sono capaci, sono pronte, è una sfida che possono cogliere, devono cogliere in tale direzione. E l'ultimo elemento importante è che noi abbiamo in Italia il maggior numero di normativa cogente dal punto di vista ambientale di qualsiasi altro paese. In altri paesi la bonifica, se la fai, vuol dire che l'edificio vale di più, ma non è obbligatoria. Da noi quello è solo uno dei tanti esempi. Quando parlo di bonifica dico anche la cisterna interrata, non dobbiamo arrivare all'eterno, come dire, cioè, è un tema che da noi è necessario per proseguire. Allora su questi sistemi che vengono utilizzati a livello mondiale, diciamo del rating, del punteggio, delle cose noi lo prendiamo di default. Lo dobbiamo fare per forza, quindi abbiamo più spazio e tempo per poterci focalizzare sul miglioramento. Ecco perché arriviamo alti come rating. Ma allora, se abbiamo, come dire, il maggior numero di norme, almeno dimostriamo che siamo alla pari, se non migliori, della qualità progettuale che c'è a livello mondiale. Questo credo sia importante. In questo poi entrano tutta una serie di altri aspetti che sono centrali. Io credo che il tema e l'attenzione all'housing sociale che è stata dibattuta da voi precedentemente sia un altro elemento. Noi siamo portatori di modelli molto interessanti, molto intelligenti. Allora, mettere insieme tutti questi aspetti, la sfera sociale, la sfera ambientale, la rendicontazione che ragiona delle prestazioni progettate e garantite, con anche un rating. Ripeto, se a livello mondiale esistono più di 5 miliardi di metri quadri che utilizzano protocolli energetico ambientali, è perché la finanza si è collegata a questi, perché la finanza vuole conoscere prima il rischio di concessione di credito e poi avere garanzia della prestazione. Perché se no generiamo dei non performing loan che sappiamo essere già presenti in numero elevato. Bene, allora se riusciamo a mettere insieme questi pezzi, e qui mi riaggancio all'esortazione di Pietro per la quale io spero questo tavolo di oggi è stato pensato in questo senso, produca un tavolo di lavoro successivo, delle azioni successive. Spero produca dei casi pilota su cui ragionare, con lo stesso, ieri peraltro e precedentemente con lo stesso Luca Montuori, assessore all'urbanistica di Roma, durante gli award di GBC Italia abbiamo ragionato in tal senso, quindi trovare dei territori che si candidino su certi temi ad essere leader di questo pensiero sistemico, di questo pensiero che unisce i vari aspetti. Allora le migliori eccellenze ed esperienze che noi abbiamo nell'housing sociale, che noi abbiamo nell'ambito privato come descritto in maniera centrata da Di Cunto, cioè dove il privato si muove avendo questo tipo di attenzioni e poi diventa anche un risultato commerciale notevole, perché questo è, perché quando fai bene la qualità viene percepita e premiata. Bene, allora mettere insieme questi pezzi io credo sia assolutamente il nostro obiettivo comune. Per farlo, come abbiamo sempre detto e per quello che mi riguarda ho provato in maniera sistematica, le porte sono aperte. Questi momenti sono i momenti nei quali dobbiamo uscire con, come dire, una piccola agenda delle azioni da fare, avere dei territori che magari anche nel piccolo cominciano a ragionare di progetti pilota nel merito. Concludo dicendo che accettare questa complessità vuol dire anche accettare un altro elemento, che è l'elemento della cultura, quello che viene chiamato heritage. L'eredità che noi lasciamo alle generazioni future non è solo il creato, no? Non è solo l'ambiente, ma è anche un'eredità culturale. Allora, l'Italia palesemente ha una reputazione elevatissima sul restauro. Abbiamo un numero di asset immobiliari a valenza storico-testimoniale più elevata di qualsiasi altro paese, ma ogni paese
ha edifici storici che testimoniano le proprie radici culturali. Allora, anche su questo è fondamentale. Noi, come sapete, abbiamo realizzato il primo protocollo energetico-ambientale che si occupa di restauro sostenibile, che si chiama GBC Historic Building, protocollo che stiamo internazionalizzando perché il mondo ci chiede questa competenza messa a sistema. Beh, allora un elemento importante è anche quello di unire i vari pezzi, unire anche questa necessità di rigenerazione urbana che parte anche dal valore storico, dove abbiamo visto il vincolo che viene messo sull'elemento storico testimoniale dalla sovrintendenza, se ragionato con un ponte che unisce le due parti, come il protocollo, non diventa più un vincolo restrittivo e incomprensibile, diventa un obiettivo comune a cui lavorare. Da ultimo, l'Europa su questo sta pensando al singolo edificio e non certo all'edificio a valenza storico-testimoniale, quindi possiamo portare la nostra visione autentica come aggiunta. Non ultimo, appunto, il singolo edificio come pensiero dovrebbe essere allargato all'ambito dell'urbanistica. Pensiamo al quartiere, pensiamo alle città che sono un insieme di piccoli quartieri, o permettetemi, pensiamo al borgo storico, alle aree interne. Ecco, allora lì molto c'è da fare. Adesso si parla, no, del Covid, di questa pandemia terrificante, di come viene detto è fallito il modello delle grandi città. No, i modelli delle grandi città hanno fatto delle cose bene, delle altre peggio, ma non è che possiamo passare e buttare via panni sporchi e bambino allo stesso tempo. Sono delle cose fondamentali. Milano come edificio ha fatto edifici sostenibili eccezionali. Quello ci deve insegnare. Poi magari c'è un problema di mixité. No? Hai fatto un edificio gigantesco solo uffici, a questo punto il 30% della domanda degli uffici cala, è un problema. Se avesse ragionato di una mixité come fa un borgo, no? Come fa una piccola cittadina dove c'è un po' di commerciale, un po' di residenziale, il negozio di quartiere, di vicinato, dove c'è un insieme di elementi che lo rendono vivo, beh, quel modello sarebbe interessante. Ma lo stesso errore lo potremmo fare nei piccoli borghi. Li facciamo tutti sostenibili e vuoti, dei bellissimi presepi. Guardate l'Aquila. Ha ricostruito, non c'è gente, non c'è vita all'interno. Dobbiamo partire unendo la vocazione dei territori. Bene, questa è la rigenerazione che tenga conto di aspetti culturali, ambientali ed economici, che abbia dei modelli, ma i modelli li abbiamo già, dei modelli che ci permettono di misurare, di linee guida progettuali complete, che ci permettono di misurare i risultati, dare maggior garanzia ai fondi di investimento, quindi alla finanza, e da ultimo collegarci alla rendicontazione che l'Europa ci chiede, e quindi in questo senso levels. Tutto questo è il pensiero su quale dobbiamo lavorare. In questo momento gli strumenti li abbiamo sul tavolo. Abbiamo bisogno, io credo, Pietro mi aiuterai in questa accurata richiesta, abbiamo bisogno di metterci a sedere e lavorare sulla progettazione che in qualche maniera sta andando avanti ora. Se riusciamo a qualificare questa, su questi elementi, e vi assicuro che troviamo d'accordo tutto il mondo della progettazione, perché rimettere la qualità progettuale al centro non può essere che gradito ai progettisti. Vi assicuro che troveremo le imprese. Quali imprese? Quelle di costruzione degli edifici. Pro. Perché? Perché le imprese vere, quelle che hanno ancora i manovali dentro, hanno puntato sulla formazione, non quelle vuote che magari hanno comprato una SOA, ma quelle non sono destinate a rimanere, giustamente. E da ultimo avremo dalla nostra anche tutta la filiera dei materiali, dei prodotti e dei sistemi che stanno chiedendo regole per poter valorizzare poi il manufatto finale, il sistema edificio, insomma. Spero di non essermi dilungato troppo e di aver lanciato in direzione della discussione che stavate facendo. Dimmi tu, Pietro. Allora, ti ringrazio Marco, una panoramica estesa e puntuale. No, sei stata, sono le 13, adesso entra in marcia il consigliere regionale del Regione Lazio. Volevo riprendere le sollecitazioni di Marco un attimo.
attimo per dire ok, mi sembra che la progettazione viene messa al centro, perciò come INAF, come istituto di nazionale architettura, possiamo solamente essere d'accordo, ma la progettazione degli architetti devono essere inseriti in ambiti dove c'è una visione della città e una pianificazione progettuale a lungo termine. Credo che Recovery Fund possa permettere una sollecitazione alle amministrazioni di vedere la programmazione e la pianificazione a lungo termine, perché a questo punto le risorse ci sono. Facciamo dei tavoli di lavoro per fare questi casi studio dei progetti pilota, e io credo che Roma, come la Regione Lazio, possa candidarsi a un nuovo modello, puntando anche a tantissime associazioni e energie sociali che sono mal raccontate, che sono la vitalità di questa città. Perciò se le esperienze come Euro Milano o le esperienze come Figino, fatte dalla Fondazione Antisociale, perciò la Gabriella Raghi, ci possiamo unire per il duale dei calci pilota e fare una programmazione, io credo che Roma si può candidare come terreno di sperimentazione futura. Detto questo, io lascio la parola a Marta e la prego. Grazie Pietro, e vi ringrazio anche per la pazienza, perché un po' mi vedevate, un po' no, ma oggi è giornata d'aula, il mercoledì tradizionalmente alla Pisana ci sono le votazioni, ho seguito ma non bene quanto avrei voluto quello che stavate dicendo, recupererò i documenti di questa nostra webinar. Grazie perché l'occasione è preziosa e siamo a un bivio, no? Siamo esattamente laddove si deve trovare chi con visione e poi pianificazione deve ripensare i luoghi che sono l'incontro fra materiale e immateriale delle nostre città. Da questo punto di vista Covid è stato uno spartiacque, è uno spartiacque, è una frattura fra un prima e un dopo. Io credo che a partire dal tema della città e quindi della rigenerazione urbana, noi quella frattura, che pure ancora è viva, che pure ancora ci tiene in allarme, che pure ha fatto vittime e ancora è drammatica per le nostre società, ma quella frattura in qualche maniera dobbiamo mantenerla aperta, cioè dobbiamo provare a lavorare su quelle che sono state le emersioni che Covid ha portato alla luce, per portare memoria e quindi cambiamento, e quindi imparare da quelli che sono stati gli errori che hanno portato anche a una moltiplicazione della disuguaglianza, ma persino del virus dentro città, che improvvisamente si sono trasformate in città malate, improvvisamente hanno raccontato anche una non complicità con i cittadini e le cittadine che, costretti al lockdown, dovevano reinventare il loro stare dentro casa e in una dimensione di quartiere. Sentivo da ultimo l'intervento di Mari, che condivido moltissimo rispetto all'ottica e alle dimensioni con cui noi dobbiamo risegmentare in qualche maniera, scomporre e ricomporre la città, e quindi mai più ritrovarci in quella situazione. Arundhati Roy, in una delle prime settimane del coronavirus, raccontando la realtà indiana, ma parlando a tutti e tutte noi, ha detto il Covid è come un gate, è come una porta, e noi dobbiamo capire cosa delle zavorre di prima dobbiamo lasciare di qua dal coronavirus e cosa portare di là. Io credo che in questi anni le città, la nostra città, come dicevi tu da ultimo, le energie sociali, che sono anche energie che hanno connessione con l'architettura, con l'urbanistica, con l'immaginare e l'immaginazione di una nuova città, io credo che ci siano molte cose buone che noi possiamo portare dall'altra parte della porta, e però riportare a un livello superiore, a un livello di pianificazione e visione. Lo dico perché personalmente, da cittadina romana, ho visto rimesse in discussione alcune questioni che da anni in qualche maniera qualcuno di noi provava a portare avanti. Penso al tema della sanità, alla centralizzazione degli ospedali, quanto invece è stato importante resistere laddove la sanità territoriale, una diffusione maggiore di servizi anche di welfare, di salute sul territorio,
ha avuto ragione di intervenire nella prevenzione o nell'intercettare i casi di Covid prima che arrivassero in terapia intensiva, ma penso in maniera, se volete, più leggera rispetto al tema della sanità, alla questione dei centri commerciali. Noi siamo stati la città in cui a un certo punto si faceva gara a costruire, a inaugurare il più grande centro commerciale d'Europa, che era sempre quello successivo all'ultimo inaugurato. I centri commerciali sono stati gli ultimi a riaprire perché i meno sicuri. E invece i negozi di quartiere, il negozio di vicinato, l'alimentari sotto casa, si è potuto persino permettere, lo dico da testimone oculare del mio alimentari sotto casa, delle vacanze più lunghe degli altri anni, perché quest'anno è riuscito a riconnettere quella che era la sua offerta con la domanda del territorio. E pensiamo alla scuola, a quello che sta succedendo nelle nostre scuole, a quanti ragazzi e ragazze, bambini e bambine sono rimasti fuori dagli edifici e magari fuori anche dalla connessione, perché la digitalizzazione è un altro grande tema di ripensamento delle nostre città e di diffusione di uguaglianza. Oppure al grande sviluppo che ha avuto il tema dell'educazione outdoor, questo è stato uno degli insegnamenti che noi abbiamo provato a cogliere come Regione Lazio, inserendo l'outdoor education dentro la legge che abbiamo approvato sullo 06, insomma sui primi passi dei nostri figli e delle nostre figlie durante la fase della formazione, e di come persino alcune narrazioni intorno a cose sicure e cosa no si siano ribaltate. Io faccio sempre questo esempio che fa sorridere i miei colleghi in aula, la favola di Cappuccetto Rosso che ci racconta che il bosco è pericoloso. Noi abbiamo imparato che invece forse è la città pericolosa, se noi non sappiamo inserire dentro quella città una dimensione di aria, di salute, di possibilità, di vuoti che abbiano senso, che possano essere messi a disposizione della comunità. In questo senso io credo che sia una scommessa affascinantissima questa del ripensamento delle città dopo Covid. Penso che abbia a che fare con, appunto, innanzitutto la definizione dei vuoti e dei pieni. Penso che alcuni vuoti noi li dobbiamo difendere con le unghie e con i denti. Pensando a Roma, naturalmente non posso che fare riferimento a quella frase troppo spesso, frase riempiaria, il comune agricolo più grande d'Italia, ma poi non riusciamo a mettere a sistema quel vuoto che è così pieno di possibilità, di opportunità, di economia, di lavoro, appunto di qualità della vita. Ma penso anche a tutti quei vuoti che sono dei buchi neri di insicurezza. Da ultimo, drammaticamente, noi abbiamo vissuto la vicenda di San Lorenzo, del delitto di Desirée Mariottini, raccontando quella strada via dei Lucani come una strada pericolosa, di spaccio, eccetera, e forse troppo poco raccontando che quella pericolosità era data non dalle presenze ma dalle assenze, cioè da un vuoto urbano che era diventato relitto e quindi anche in qualche maniera luogo di pericolo, di insicurezza, appunto da portare alla morte di una giovane donna. E quindi pensare a come, da una parte, non espandere città, preservando il vuoto agricolo che diventa elemento di economia e di sviluppo per la nostra città, e dall'altra come riempire la città esistente che si è svuotata negli anni per ragioni che insomma non è qui il caso di ripercorrere, ma che adesso noi, appunto, in quella frattura che Covid ha rappresentato, dobbiamo tenere a memoria per dirci mai più. Da questo punto di vista è chiaro che i fondi europei, noi tra l'altro incrociamo una contingenza felice da questo punto di vista. Da una parte c'è la nuova programmazione, noi abbiamo il 21-27, 6 miliardi di euro che sono già di Regione Lazio e che peraltro Regione Lazio ha provato, come dire, a mettere in una prima disponibilità degli stakeholders, come si dice, dei privati, ma anche dell'associazionismo, naturalmente degli enti territoriali, in una pianificazione di desiderata, cioè provando a ribaltare la pianificazione. Non sono io che faccio i bandi e poi ti chiedo di incastrarti dentro quei bandi. Ti chiedo prima che esigenze hai, costruisco i bandi in maniera tale che poi l'efficacia di quei bandi abbia un impatto immediato, perché noi abbiamo anche bisogno di risposte veloci rispetto alla trasformazione e al cambiamento che quei fondi possono comportare. Abbiamo questi 6 miliardi, abbiamo il Recovery Fund che ci dicono, insomma adesso la ripartizione ancora non c'è chiara, ma almeno 10 miliardi ulteriori arriveranno nelle casse della Regione. Sono giornate queste, tra l'altro in aula oggi, in cui dibattiamo anche di questo, cioè come utilizzare quei fondi.
E lascio da parte, diciamo, il tema anche di scontro politico sul MES, che pure è un tema, perché rispetto alla sanità territoriale, che fa parte di come noi vogliamo reimmaginare le città, quello potrà o potrebbe essere un elemento qualificante. Ora, per intercettare tutti questi fondi, noi dobbiamo avere la visione, noi dobbiamo avere le idee chiare, noi dobbiamo avere dei punti di riferimento che ci permettano di rispondere all'Europa che ci dice transizione ecologica, Green New Deal, Next Generation, ma lo dobbiamo fare se abbiamo un'idea di città e di società che poi possa camminare su quelle gambe, altrimenti avremmo mancato l'appuntamento con la storia, e stavolta è così, non abbiamo scampo da questo punto di vista. Io credo, faccio il mestiere insomma della consigliera di maggioranza in Regione Lazio, che noi una traccia anche prima del Covid l'abbiamo suggerita, una nostra idea, lo dico alla voce emergenza abitativa, che credo abbia molto a che fare con le cose che ci stiamo dicendo questa mattina. Covid ha anche raccontato di città con case troppo piccole, di troppa gente senza casa, dove magari poter fare l'isolamento, non si sapeva dove isolarli perché non avevano neanche un indirizzo di riferimento dove essere tenuti in quarantena. Abbiamo quindi a gennaio scorso, quindi parlo di provvedimenti presi attaccati a quella che poi è stata l'emergenza sanitaria, economica e sociale che è arrivata, che sono già nelle mani normative, ma nelle mani di processi reali della nostra città, abbiamo messo a disposizione patrimonio pubblico dell'emergenza abitativa, cioè di quegli 8, 10, 12 mila uomini e donne che non hanno una casa, che vivono in occupazioni abitative, che se lo fanno perché hanno un'esigenza, un bisogno reale, un diritto violato, e abbiamo provato a ridistribuire città pubblica rispetto a questo, cioè a far scopa, come dovrebbe essere sempre, fra domanda e offerta, fra possibilità e risposta a quei bisogni. Abbiamo fatto anche altre cose, con Pietro ci siamo incrociati soprattutto sui social su queste, no? Penso al Lago della Snia, penso al monumento naturale che da qualche settimana abita quel luogo, che è evidentemente un atto amministrativo, ma è soprattutto un indirizzo politico, laddove era prevista una speculazione, laddove il costruttore voleva alzare non so più quanti piani su uno dei quartieri più densamente abitati della nostra città, e senza verde, senza servizi e senza welfare per i piccoli e gli anziani, cioè per gli estremi della nostra società che Covid ci ha insegnato a essere espulsi dal pensiero della politica e della programmazione. Noi lì abbiamo messo in sicurezza, non sufficiente, ma comunque una posta di sicurezza importantissima, quel luogo, e lo abbiamo fatto incontrando l'attivazione territoriale, le energie, le competenze. Io nel percorso verso il monumento naturale della SNIA ho incontrato geologi, ho incontrato biologi, ho incontrato archeologi, cioè tutte persone che a Roma ci sono, quotidianamente si attivano e in qualche maniera si barricano intorno ai luoghi preziosi della nostra città per difenderli e rilanciarli, e che devono trovare la risposta da parte della politica e delle istituzioni. Stiamo facendo un'operazione di questo tipo anche a Cinecittà, sull'immobile di Lucia Isiesta, su quello che è una casa rifugio, un centro antiviolenza, che è finito dentro un altro calderone degli errori, non di questa amministrazione. Su questo io sono spietata anche con i miei colleghi del centrosinistra, con errori che arrivano da lontano, da molto lontano, per cui a un certo punto la casa rifugio Lucia Isiesta, che rappresenta un pieno di welfare dentro un quartiere complicato come quello di Cinecittà, e che viceversa avrebbe rappresentato o un posto occupato, il degrado e tutto quello che comporta, o una speculazione edilizia, a un certo punto è finita dentro le carte del fallimento di ATAC, come se quel luogo non avesse una vita intorno a sé, non avesse un ecosistema sociale oltre che urbanistico, no? Oltre che le particelle urbanistiche. E noi stiamo provando lì ad acquistare quel posto, lo facciamo all'asta, quindi con tutti i rischi di una partita a poker come quella che un'asta comporta, ma provando a dire la nostra idea di città è questa, è welfare territoriale, è transizione ecologica accanto a ridistribuzione delle opportunità
e lotta alle disuguaglianze è innovazione sociale da questo punto di vista, che non può che tenere insieme il livello dell'immobile, diciamo, e quindi materiale della città con quello invece di ciò che quei luoghi devono poter abitare e attraversare. Su questo, e poi magari mi fermo, abbiamo anche deliberato, insomma, anche questa è una legge che sta camminando, una legge sui beni comuni, è una legge che prova a mettere patrimonio immobiliare pubblico, persino sbirciando a quello privato, dentro al grande tema del match da effettuare fra idee, progetti e spazi. Questa è una città piena di attivazione, di energie, di invenzioni. Potremmo essere le prime in Europa, non continuamente a rincorrere, ma tutte queste idee, progettazioni, o vivono barricate in luoghi sotto sgombero, o non hanno spazi dove incontrarsi. Allora, provando a dire facciamola insieme la città, coprogettiamola, proviamo a metterci dalla stessa parte dello sguardo, ognuno facendo il proprio, anche abbattendo quella che a volte è parsa l'ideologia dei bandi, provando a scrivere un modo nuovo di fare città insieme. È chiaro che in tutto questo la competenza, la professionalità di architetti, urbanisti, antropologi, cioè sarà necessario, visto che noi ci avviciniamo, insomma facciamo questa webinar quando passate le elezioni regionali, almeno in teoria si apre veramente stavolta il cantiere verso Roma 2021, verso le elezioni amministrative della prossima primavera. Io penso che questi mesi noi li dobbiamo sostanziare così, li dobbiamo sostanziare con competenze da una parte e con le energie, le elaborazioni, i progetti che in questa città già sono al lavoro e che però finora hanno sempre vissuto, diciamo, di uno spazio vuoto fra i decisori e gli attivatori delle pratiche sociali. Dobbiamo ridurre questo spazio. Io credo sia possibile, io credo che l'anno orribile che ci apprestiamo, diciamo, ad accompagnare verso l'inverno ci abbia insegnato per l'appunto delle cose, e penso che a partire da come noi immaginiamo la città e le città, a partire da un ribaltamento nel nostro caso fra l'idea di centro che abbiamo e quella di periferie, io quando sento andiamo a fare il tour nelle periferie mi indiavolo, perché Roma è le sue periferie, che sono piene di bellezze, e il centro abbiamo capito con Covid che cos'era: un vuoto riempito di turisti mordi e fuggi, di uffici che non hanno più con lo smart working bisogno di quello. C'è bisogno di ripensarla tutta. E quindi vi ringrazio e chiudo, perché occasioni come questa, ripeto, recupererò il materiale che non ho potuto, di cui non ho potuto godere per colpa dell'aula, occasioni come queste siano esattamente quelle da mettere dentro un binario che ci porti verso l'appuntamento del 2021, ma per immaginare Roma nel 2051, perché poi è quella la visione che noi dobbiamo avere, non quella della scadenza elettorale, ma quella di chi poi si troverà fra 40-50 anni a vivere e non a sopravvivere dentro la capitale d'Italia. Pietro, mi permetto di evidenziare al bell'intervento della dottoressa Bonafoni che tutte le parti di Remtec e quindi tutti questi eventi, compresi i precedenti, alcuni ne ho citato, quello del pomeriggio che faremo ad esempio su criteri ambientali minimi per l'edilizia coniugati alla parte del restauro, che è una parte bellissima dove tutto sommato potremmo far vedere al mondo la nostra eccellenza narrata come gli altri si aspettano di sentirla, sono tutti registrati e dal giorno successivo tutti rivedibili quantomeno fino a dicembre. Credo che questo sia un altro piccolo insegnamento di questo periodo del Covid. Qualche volta è bello vedersi di persona, qualche volta invece è bello lasciare una memoria, e questa di oggi, questa discussione che Pietro gentilmente ha pensato di impostare con me insieme ad Alessio, insomma, diventa un elemento da rivedere proprio perché questi pezzi non volino via, ecco. Quindi è possibile farlo, ma poi l'importante è che ci muoviamo su qualche progettualità operativa. Io vi ringrazio a tutti, siamo in chiusura, abbiamo ancora 10 minuti. Gabriella, non ci lasciare, perché
una piccola diversione su quello che ha detto Marta. È chiaro che molte volte le amministrazioni non interagiscono e sono anche competitrici su alcune situazioni, ed è questo che ci fa riflettere come il coordinamento tra soggetti, tra stakeholder è importantissimo. Io credo che per affrontare l'enorme potenzialità, non dire di problema, che la Regione Lazio e il Comune di Roma ha, e si debbono proprio mettere a sistema tutte le esperienze, perché qui abbiamo viste alcune, quindi abbiamo sentito quella di Euro Milano, dove a titolo di punto ci ha illustrato come un investitore privato possa portare è una pianificazione a lunga scala, però anche con dei tempi in corso, ha portato del bene. Credo che uno dei punti forse già avviati come piani di zona potrebbero essere un terreno, come diceva Marco Mari, che quei punti, quei luoghi dove si può fare della sperimentazione. Vorrei ricordare che la professione Marco sta anche in commissione speciale di piani di zona, perciò questo può essere un aiuto a vedere come piani di zona passare dall'emergenza abitativa a fare città, perciò inserire dentro i piani di zona quella complessità. È vero che i piani di zona nel Roma sono all'esterno, però densificare possa essere dei presidi all'interno di aree agricole e con queste relazionarci. Adesso io lascio le ultime battute ad Alessio, che ha aiutato a fare questo tavolo, che è, insisto, deve essere il primo passo di un tavolo di lavoro per portare a fare delle sperimentazioni, e con questo io vorrei felicitare Gabriella Raggi a essere all'interno di questo comitato che si può formare da questo tavolo. Alessio, ti vuoi fare una chiusura te? Ti ringrazio, anche perché eravamo d'accordo che la facessi tu, per cui vado molto ti ringrazio per la parola. Credo che si sia detto molto. Sono molto contento degli esiti di questa prima discussione. Sono convinto, come abbiamo detto all'inizio, che debba avere un seguito. Si debba riuscire a mettere a sistema tutte queste forze e appunto vedere l'Italia, come diceva Marco, dal punto di vista positivo, da ciò che c'è di positivo, e c'è tanto, e come poter andare oltre anche nel modificare tutto l'apparato normativo che in questo momento non va certo nella direzione della qualità degli interventi che si stanno facendo, ma appunto cercare di capire come appunto a cogliere come opportunità il momento storico che stiamo vivendo, prendere ciò che di buono stiamo facendo e andare avanti, proiettarci avanti, proiettare nel senso di progettare una visione diversa di cui abbiamo tutti gli elementi sul tavolo, perché come dicevamo all'inizio anche l'Europa ci sta dando una grandissima mano. Lo strumento Levels è già uno strumento condiviso, può diventare il punto di partenza, o forse è già lo strumento di cui possiamo, come dire, con cui possiamo rendere concrete tutte le cose che ci siamo detti. Marco, 5 minuti proprio per te per rinsaldare la collaborazione tra INART e GBC Italia e portare la nostra collaborazione a Marta o a Gabriella per affrontare le nuove sfide. Vai Marco. Con Gabriella ci eravamo incontrati già a suo tempo con piacere quando abbiamo riaperto i rapporti con l'assessore Luca Montuori, che stanno procedendo benissimo. È chiaro che Roma
ha delle complessità tali per cui tutte le cose non sono semplici, ma bisogna, come diceva Marta poc'anzi, avere una visione comunque ampia. Su questo è una visione lunga. Non si tratta di un elemento elettorale, ma di un elemento di bene comune. Il bene comune non deve prescindere, anzi essere critico e autocritico in ciò che si è fatto bene e in ciò che si è fatto male da tutte le parti. Perché se l'obiettivo è un buon obiettivo, troveremo poi una città dove ci piace vivere in qualche modo e dove si vive bene. Non ci dobbiamo dimenticare piccole cose, secondo me. La prima è che la città è fatta per le persone e non il viceversa. E quindi la centralità della persona, della qualità del vivere, che è anche la qualità del respirare, ma non solo fuori, anche all'interno degli edifici, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ricorda che la terza causa di morte sono le malattie respiratorie, ce lo dice da 15 anni, e che il problema è la sindrome degli edifici malati. Ma insomma, vogliamo cominciare a pensare che non possiamo tener conto di un edificio solo dal punto di vista sismico? È giusto che lo sia, perché sennò ci casca sulla testa, ma anche non solo dal punto di vista energetico. Gli facciamo un bel cappotto, lo rendiamo assolutamente impermeabile e poi dopo dentro una camera a gas. Cioè è un sistema complesso che va visto nelle sue sfaccettature. E come diceva Marta, non è che possiamo guardare solamente ai pieni gli edifici. E i vuoti sono parte integrante, sono un elemento che permette all'aria di circolare. Allora guardiamo gli esempi che... Magari i modelli che sono stati fatti internazionalmente, guardiamo New York che ha preso le High Line, le vecchie ferrovie, ci ha fatto dei parchi dove ci si diverte, c'è il verde, c'è un posto dove le persone si sono riappropriate di un pezzo vitale della città che era invece prima destinato ad altro. Ecco, allora, modelli, quelli che io chiamo protocolli energetico ambientali, per fare esattamente ripetere questo, ci sono già e sono presenti, dobbiamo solo applicare. Da ultimo, io mi rifaccio a due frasi che a me piacciono molto. Una che dà l'idea proprio di questo approccio sistemico, dobbiamo accettare questa complessità e avere strumenti per affrontarla. È una frase potentemente laica e che è questo, no? Ci illudevamo di rimanere in salute in un mondo malato, no? Questo è Papa Francesco, no? Le due cose sono collegate, è un sistema chiuso, non c'è paura. E la seconda, che è una frase, diciamo, di secondo me, che ci dà l'idea di quello che dobbiamo fare, del perché di questo pensiero tra INARC e GBC, di community che lavorano assieme, che deve essere esteso non solo a tutti gli attori e a tutta la filiera che a noi afferisce, ma appunto alle istituzioni, a tutti i portatori di interesse. Ed è una frase anglosassone, nella quale io credo molto, ed è partnership is the new leadership. Solo facendo assieme le cose riusciamo ad andare avanti, se no è difficile. Grazie a tutti, un perfetto orario, saluto Gabriella Raggi, ma secondo me tutte le persone che stanno facendo e che ci stanno ascoltando, sto vedendo che saranno per 15-20 persone che hanno seguito questo incontro. A questo punto vi ringrazio, ma propongo subito un altro tavolo di lavoro per affrontare come mettere a sistema queste esperienze su casi studio che possiamo individuare insieme a Gabriella Raggi e Marta Bonaponi nell'area della Regione Lazio, ma anche in Italia. Grazie Marco, grazie GBC Italia, a presto. A prestissimo, ciao a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti voi e mi auguro a presto. Ok, grazie Gabriella. Grazie a presto. Buona giornata. Grazie Marta.